Ecco, buonasera Silvio Baldini, che abbiamo visto sorridente fare tutto il tunnel per arrivare in postazione. Il calcio ti dà delle emozioni che nella vita nessun altro sport ti dà queste emozioni, altrimenti non ci sarebbero miliardi di persone che guardano il calcio. Me la concede una battuta? Quanto c'è della bacchetta magica, anzi della magia di Baldini in quell'ultimo secondo di De Marco? No, la magia non c'è. La magia non è che io ho una formula per creare la magia. Io so che tutti i sogni sono fatti di grande sacrificio, e nel sacrificio c'è la fatica. E non devi mai prendere nessuna scorciatoia, perché se prendi una scorciatoia, poi alla fine la paghi. Tu devi andare in campo, avere il coraggio, giocare la tua partita, accettare quello che sei, perché se non avessimo vinto noi dovevamo accettare quello che è il verdetto del campo. Però l'importante è non mollare mai, essere sempre costanti come martelli a cercare sempre una situazione che solo il cuore può far venire fuori, perché le giocate a quel punto lì non ci sono più. La partita, cominciamo con il dire partita complicata per l'assetto del Pontedera, un Pescara che non è riuscito a fare quell'intensità nella metà campo avversaria vista a Lucca, però un Pescara che comunque nel primo tempo con quella giocata di D'Agasso si è procurato il rigore, la stava controllando bene, poi ci spiega un po' il gol del pari? L'unico tiro in porta, c'è stato un calcio piazzato laterale, ci siamo messi a fare il castello, ha messo la palla a lunga sul secondo palo, sicuramente non eravamo posizionati nella maniera giusta, anche perché quello l'ha colpita troppo facilmente quella palla, e quindi questo l'ha rimessa in mezzo, l'hanno spizzicata e quindi sono trovati davanti al portiere e hanno fatto gol. Quando ha battuto l'angolo finale da Cangiano, cosa è passato per la mente di Baldini? Ma se te lo dico non ci credi. Dimmi, ci credo. No. Siccome stavano perdendo giustamente, io li capisco che dal loro punto di vista perdere tempo, buttarsi in terra, fare questo tipo di ostruzionismo per il risultato. Siccome io queste cose, ognuno è libero di giocare come vuole, non parlo di avversari, però quando vedo queste cose io so che uno fa queste cose perché si sente in difficoltà, altrimenti giocherebbe. E io mentre pensavo dicevo, ma finché non fischia c'è sempre la speranza. E quindi anche in quel momento lì ho sperato, finché non fischiava alla fine l'arbitro, che questa speranza non morisse, fosse sempre viva. E difatti sono gioie indescrivibili, dai. Sono gioie che non puoi immaginare. Solo chi ha giocato a calcio riesce a capire la gioia in questo momento che tu provi quando succede un episodio del genere. Studio, una domanda per Silvio Baldini, giro io che ho l'auricolare. Che rivolgerà naturalmente Fabio Ferraresi. No, sulla partita abbiamo già detto abbastanza. Io volevo chiedere al mister, dall'alto della sua esperienza, se Matteo D'Agasso, che è un ragazzo che ho allenato 10 anni fa quando ero un bambino, alla maturità e in questo momento i crismi per fare una categoria, sicuramente almeno una categoria in più e forse anche due con il tempo. Chiede Fabio Ferraresi se questo Matteo D'Agasso oramai è pronto per fare una categoria, anche due categorie in più. Sì, ma non ci sono tanti ragazzi qui che possono andare a giocare in Serie A, è una questione di tempo, ma ci arrivano. L'importante è che capiscano che per realizzare i propri sogni, come ho detto prima, bisogna fare molti sacrifici, e sacrifici sono fatti di tanta fatica. Se loro mantengono in maniera ben precisa nella loro testa questi concetti, loro arrivano in Serie A, ma non uno, anche molti, molti ragazzi che giocano in questa squadra. Le chiedo l'ultima cosa e la salutiamo, Baldini, perché deve andare dai colleghi. Va in diffida tra gli altri anche Squizzato. Qualora dovesse essere indisponibile, lei ha pensato al regista dall'inizio di questa squadra? No, io non. D'Agasso? De Marco? No, io non. Prima cosa non ti rispondo perché non c'ho il problema e quindi non mi interessa. E poi quando ce l'avrò prendere una decisione.